Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Buonasera a tutti. La prima cosa che volevo fare, un saluto a nome mio, ma chiaramente a nome di tutta la società, di tutti i giocatori che si sono informati sullo stato di salute di Daniele Cavicchi, nostro cugino virtusino, che è stato, come ben sapete, poco bene. Oggi ho saputo che sta meglio, quindi siamo molto contenti che le cose si siano sviluppate nelle recenti ore in modo migliorativo, e quindi gli mandiamo un grosso abbraccio di pronta guarigione. L'altro ragazzino è Tommaso Fusella, che si è fatto male, un ragazzino della Fortitudo, un ragazzino di 14 anni che si è rotto tibia e perone. Mandiamo tutti quanti, la società, i giocatori, io e il mio staff, mandiamo un grosso abbraccio anche a lui, di pronta guarigione, e magari domani andrò a trovarlo. E, niente, abbiamo giocato una buona partita, però purtroppo, per fortuna, non è semplicemente un piccolo passo in avanti. Mercoledì sarà sicuramente più dura, i ragazzi sono stati bravi, sono partiti concentrati, abbiamo messo la partita sui binari giusti, ci siamo passati la palla, abbiamo difeso con continuità, non abbiamo concesso pause, e questo è il nostro obiettivo. Poi vincere o perdere, a me è vero, no, non è che non mi interessa, anzi mi cambia la vita, però questo è un discorso forse egoistico. Invece da allenatore non lo pretendo. Quello che mi piacerebbe vedere è una squadra giocare bene a pallacanestro con continuità, e oggi abbiamo fatto abbastanza bene. Prego. Il tuo quarto l'hai fatto ricordare Mancinelli e gestito diversamente invece Cinciarini. È un discorso tecnico, tattico, oppure dal punto di vista fisico Mancio ha bisogno di riposarsi? No, è che sui lunghi andavamo bene. Bravo Ganda. Oggi mi è piaciuto molto Fultz. Segnali importanti per me. A un certo punto abbiamo avuto quasi la necessità di farlo giocare a Cincia per dare un po' di equilibrio. Avrei preferito farlo giocare meno, però non ho potuto. Altre cose? Giornalista merda? Vai. Ho letto l'articolo dell'altra volta. In questi playoff qual è la squadra che temi più? Agrigento. Perché se non battiamo Agrigento non giochiamo con nessun'altra squadra, quindi in questo momento Agrigento. Poi ci sono squadre che chiaramente sulla carta e per quello che hanno dimostrato durante l'anno non possiamo non temerle, però ti ripeto, Agrigento è l'unico nostro pensiero e deve essere l'unico nostro pensiero in questo momento. Credi che questa sia proprio la vera Agrigento? Oggi non mi è sembrato molto in forma. Agrigento secondo me è una squadra ben allenata, è una squadra che ha delle buone individualità, sì, quali sono i meriti e i demeriti alla fine non puoi mai saperlo. Secondo me comunque Agrigento oggi ha giocato una buona partita, ha trovato una squadra tosta dall'altra parte, e secondo me per esempio contro Piacenza non è stato così, e quindi la squadra avversaria in quel momento sembrava più forte di quella che di quanto sia sembrata forte oggi magari Agrigento. Comunque sono d'accordo con te, troveremo sicuramente un Agrigento che farà quello che secondo me poi ha fatto oggi,
perché oggi secondo me comunque ha giocato una buona partita, sono rimasti in partita all'inizio tosti, hanno difeso, non hanno mai mollato. Questa è una bella caratteristica che Agrigento ha. E noi siamo stati bravi a essere continui. E quindi non sarà facile, soprattutto per... non sarà facile, mi auguro che di riuscire ad avere la stessa intensità e la stessa soprattutto continuità. Poi quello che farà Agrigento lo vedremo mercoledì, però ripeto, una squadra assolutamente temibile, con due buoni americani, buoni italiani, Evangelisti, un giocatore che io prenderei sempre. Quindi sarà una partita diversa, ma non perché Agrigento oggi non abbia giocato al suo livello, forse perché noi abbiamo giocato un po' sopra il nostro standard. Abbiamo fermato la scelta di prendere il turnover, come diceva ogni volta nel giro home. Volevo dare un segnale alla squadra di un certo tipo. Forse è quello che tutti si aspettavano, no? Quando sono arrivato qui, McCamey era, come dire, forse l'indiziato numero uno ad essere escluso. Non nego che per un certo periodo l'ho pensato anch'io. E ho voluto dare un segnale agli italiani, un segnale forte del tipo mi fido di voi. Questo è questa mia decisione dipende soprattutto da quello. Ma mercoledì McCamey giocherà, ne sono sicuro. Anzi, ho già deciso. Cavolo. Sì, sulla partita di amici ho fatto 14 minuti, si è preso un bei ritiri, però secondo me non ha ancora un buon impatto dal punto di vista difensivo. Cosa ne pensi lei? Se mi dai del tuo è meglio. Cosa ne pensi tu? Grazie. Come ti chiami? Calogero. Sei di Capodorlando? Di Trento. No, di Agrigento, di Agrigento. Calogero. Trapiantato a Bologna. Ciao Calogero, io metto sempre due G, non so perché, e con una, no? Calogero. Bravo. Dale, mi aspetto quello. Dale, mi aspetto grande intensità difensiva e anche altre cose, che ogni tanto mi dà e ogni tanto non mi dà. Ma ci sono altre cose che vanno secondo me al di là di quello che vedete poi dalle tribune. Per esempio sul finale un tiro da tre aperto che non si è preso per poi prendersene uno molto più difficile, no? Dal mezzo angolo. Quella è una scelta sbagliata, però è una scelta cestistica che accetto. Non accetto altre cose. Calogero, te lo dirò un'altra volta quali sono queste cose, va bene? Va benissimo, privato. Privato. Sono un po' bastardo, due righe su Pini, due parole su Pini. Se avessi un figlio vorrei Giovanni come primo figlio, solo che né io né mia fidanzata siamo rossi, quindi penserei male. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.